Ciao, sono Marika, non so parlare davanti a una videocamera e sto per sottopormi a un'addominoplastica in piena estate, col raffreddore. Ho deciso di fare questo video per documentare sia la mia esperienza che per dare o per cercare di dare un aiuto a chi si sta approcciando adesso a questo percorso che devo dire all'inizio può sembrare ostico. L'addominoplastica è un intervento che va a curare la lassità cutanea, la cosiddetta pelle floscia. Pelle floscia che può avere miriadi di motivazioni, dal semplice invecchiamento alla poca elasticità della pelle, che può essere anche solamente genetica, e soprattutto in seguito a una gravidanza o a un forte dimagrimento. Visto che su YouTube seguo molto spesso canali che si occupano di alimentazione, di fitness, mi ritrovo a leggere tantissimi commenti di ragazze, donne e non solo, di persone comunque che si preoccupano di intraprendere una dieta perché dicono ma poi mi rimane la pelle in eccesso. Allora, in primis non si dovrebbe iniziare un discorso di dimagrimento, anche solo di cambiamento di stile di vita, pensando a ste cose, che vedete, cioè iniziate e poi ci si pensa, anche perché non è detto che dopo il dimagrimento vi rimarrà la pelle. La lassità cutanea ha miriadi di motivazioni, che va oltre a sicuramente la quantità di chili che dovrete perdere, ma soprattutto la vostra conformazione fisica. Che ne so, avete una conformazione a pera, magari dovrete sottoporvi forse a un'addominoplastica e non a un lifting braccia, per dire. Oppure siete un po' come ero io, quindi il peso distribuito in maniera uguale un po' ovunque, e lì potreste aver bisogno di più interventi, potreste non aver bisogno di nessun intervento. L'attività fisica comunque può aiutare sicuramente, ma se avete comunque tanti chili o se il dimagrimento avviene in un lasso di tempo estremamente ridotto, come è stato nel mio caso, io ho preso peso e ho perso il peso in un periodo estremamente ridotto, quindi in quel caso il mio fare nuoto, il mio andare in palestra 5 volte a settimana, il mio spalmarmi creme, oli, è servito a poco. Ovviamente fate esercizio fisico perché vi aiuterà a dimagrire, vi aiuterà a mantenere il peso, vi aiuterà a sentirvi meglio, ma non è detto che vi aiuti nel trattamento o nella prevenzione della lassità cutanea. Stanno facendo cose qui col trapano, come si chiama quel coso? Perché? Il Sistema Sanitario Nazionale passa gran parte delle spese, se non quasi tutte, eccezione fatta per chiaramente le visite più specialistiche. Comunque basterà aver perso almeno 30 kg e avere la certificazione di un vostro medico per poter partire e farvi mettere una lista d'attesa. Attenzione, perché le liste d'attesa sono molto lunghe, soprattutto nei centri più quotati. Io vi parlo della mia esperienza. Io sono stata in cura presso l'ospedale, il Policlinico di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, che è un centro che si occupa anche di disturbi alimentari. E quindi io ho fatto il mio iter lì perché in seguito poi a varie vicissitudini io ho dovuto curare anche un disturbo alimentare che era di binge, poi si è tramutato in bulimia, in anoressia nervosa. Ciao, le ho passate tutte. Quindi al Policlinico di Ponte San Pietro sono bravissimi. Il reparto di chirurgia plastica in cui opera secondo me bravissimo dottor Reo e la sua equipe. Il primo passo da fare è telefonare e chiedere una visita preliminare, quindi è davvero il primo step ed è importantissimo.
perché da lì parte tutto, da lì potrete essere messi in lista d'attesa. Controllate gli ospedali vicini a voi se non volete spostarvi. Io adesso da Caserta comunque continuo a spostarmi lì perché lo reputo un centro migliore, ma so che in Campania, per esempio, ci sono tanti centri, tanti ospedali che si occupano di chirurgia plastica e sono in convenzione. Nello specifico, l'approccio alla lassità cutanea si può svolgere in due maniere: quella orizzontale, ossia quella sotto la pancia, quindi parliamo della zona sovrapubica fino ai fianchi, in cui si interviene appunto in quella parte di pancia e magari si riposiziona l'ombelico. Quello lì viene eseguito quando il problema non è molto accentuato. In casistica è un po' più grave, infatti io mi sottoporrò a quella. Si parte dallo sterno, più o meno dal centro sotto il seno, fino alla zona sovrapubica e poi anche in orizzontale fino ai fianchi con un riposizionamento dell'ombelico. Tantomeno vi parlo della mia esperienza. Io ho telefonato, mi è stato dato appuntamento con l'equipe. Voi potete chiedere di parlare sia con l'equipe, ora francamente si parla di soldi, nel senso che il chirurgo plastico super top che dirige lui come si dice, il reparto chiede una cifra. Ora non vi sto a dire i cavoli del dottore, magari non vuole che si sappia, telefonate, chiedete. Mentre l'equipe chiede un'altra cifra un po' più bassa. Io, visto che sono una povera studentessa fuori sede autonoma, ho dovuto parlare con l'equipe. Fatto la prima visita, ovviamente vi faranno spogliare, vedranno il vostro problema, vi faranno delle domande sul vostro percorso, cercheranno di capire a livello psicologico come siete messi. Vi faranno ben capire che la chirurgia ricostruttiva di base è migliorativa. In primis andrete a migliorare la situazione, che sia psicologica oltre che estetica, che è già una manna. Ma poi, se magari dovrete farlo in due step, in tre step, andare poi a rimodellare piano piano, mettetevi l'anima in pace, perché la chirurgia ricostruttiva, appunto, deve farvi sentire meglio con voi stessi, ma non andiamo a parlare di una chirurgia plastica estetica che mira un po' ad altre cose. Quindi, secondo me, andare lì realisti, sapendo quali sono i limiti e quali sono i benefici, vi aiuterà tantissimo. Uno, a non rimanere delusi, anche perché quello che ho notato è che si potrebbe rimanere delusi perché siamo smaniosi, soprattutto dopo l'intervento. Io ero smaniosa, mi ho fatto già le braccia. Io ero smaniosa di vedere le mie braccia nuove. E per quanto io mi fossi ripetuta poi nelle settimane precedenti che no, ma io figurati, sono realista, non è che mi aspetto di avere le braccia che avevo prima o che le braccia di una modella Chiara Ferragni. Per quanto io mi dicessi queste cose, quando ho visto per la prima volta le mie braccia, ho pianto perché non erano come me le aspettavo. Magari sono scema io, però io mi aspettavo che tolta le bende avevo il braccino, che la cicatrice magari non si vedesse. E invece, ovviamente, le braccia erano tumefatte, erano arrossate, le cicatrici erano bruttissime, ovviamente più che cicatrici erano ancora suture. E lo shock è stato forte, quindi vi dico, andate lì pensando in primis che ci vorranno dei mesi per far assestare il vostro intervento. E poi pensate che piano piano le cose miglioreranno, che insomma tutto si risolve, anche se dovrete farlo in più step. Perché di solito la chirurgia ricostruttiva si va a perfezionare nel tempo. In genere si stila. Si... Ho fatto tutto. In genere si stila la cosiddetta scala di Pittsburgh,
in cui si analizza comunque il vostro, la vostra morfologia, eccetera, per vedere se siete idonei. In base, se avete un peso stabile da almeno 6 mesi a un anno, quindi siete arrivati al vostro peso forma, importantissimo dire, io ve lo consiglio, perdete prima tutti i chili che volete perdere prima di sottoporvi a una cosa del genere, provate a rassodare con altri metodi, quindi palestra, tutto quello che potete fare. Molte dicono che i massaggi aiutano, io non ho mai provato. Comunque il peso deve essere stabile, perché questi interventi non vi aiuteranno a perdere peso, nel senso, voi andate lì a rimuovere della cute, non andrete a rimuovere del grasso, non si tratta di liposuzioni magiche in cui dici vabbè, c'ho la pancia, me la faccio aspirare. Non funziona così, purtroppo. No. L'unico intervento che, da quanto io sappia, non è in convenzione sono le protesi al seno. O meglio, se il vostro problema è solamente quello di una lassità, ma avete comunque della sostanza ancora, viene seguita la mastopessi. Quindi il seno viene rialzato e viene reso un po' più sodo. Se il vostro seno è completamente svuotato e avete bisogno delle protesi, le protesi non le passa il sistema sanitario. È una cazzata, me ne rendo conto, perché è un po' ingiusto, però io non so quali siano i meccanismi dietro questa cosa, quindi non... Ci sono alcuni dottori che li fanno, che fanno il seno con le protesi in convenzione, le liste d'attesa sono lunghissime. Io vi consiglio di cercare su Facebook il gruppo La Chiusura del Cerchio, però è un gruppo in cui veramente ci sono tantissime persone, quindi qualsiasi informazione voi abbiate bisogno c'è chi vi risponderà sicuramente, e soprattutto c'è gente che magari vi può raccontare la propria esperienza, vi può dare una mano. Farò un video, credo adesso, sulla preparazione, sui preparativi della valigia, quello che porterò. Magari vi parlerò delle braccia, se vi interessa, ma credo che questo video lo guarderai tu e io che lo sto girando. Però se ti dovesse interessare, scrivimelo, io parlerò anche delle mie braccia, dell'iter che ho seguito. Spero di aver chiarito un po' le idee, ma penso proprio di no. Comunque, se avete domande, scrivetemi e vi farò sapere se sono viva o no. Cioè, se sarò morta non ve lo saprete in qualche modo, ma non sarò io a dirvelo. Però, ciao!